Buongiorno. Mi risvegli? Guarda che la mamma ti ha già preparato la mela, l'uvetta, Bernice anche fa la pappa, la mamma è in bagno, Cristiano ancora a letto. Primo risveglio in Francia, al lago del Verdon. Quindi la giornata è di poco bella, ci sono ancora parecchi camperini, qualcuno è andato via ma ce n'è ancora tanti. Ora noi ci mettiamo in reset e ci dobbiamo muovere perché ci dobbiamo spostare da, cioè ci dobbiamo. Ci spostiamo da qua perché abbiamo già mete definite dove arrivare. Dove vamo, amore? Come fa cagnolino? No, quello non è il cagnolino. Ti prendi i pidoni. Il Pippo Show. Ora preparo la spremutina perché bisogna far andare dalle arance prima che vanno male. Così ci facciamo una bella spremuta stamattina, caffettino time e mangiamo qualcosina. Spremutina time. Anche se poveri, ma ci abbiamo sempre avuto lo spremiagrumi elettrico. Cena, pulisci becco. Vieni qua che bisogna pulire il becco. Dai. Non ti faccio niente. Ti pulisco il becchetto. Non gli piace. Così. Bravo, dove vai? Vieni qua, guarda che ti dà papà, amore. Ora c'è il becchetto pulito. Poi ho fatto la spremuta d'arancia, vedi ti piace tanto. Prima l'ho fatto innervosire pulendogli il becco. Beh, poi ci devo bere io nel bicchiere. Buono, eh? Mi piace la spremuta d'arancia. Ti piace di più berla così che mangiarlo? Sì. No, amore. Non deve faticare, a ciuciare, a far lì. Così bella pronta. Vabbè, volevi bere la spremuta d'arancia. Dove te la finisce? Tanto è senza zucchero, senza niente, è al naturale. Sono arance spremute e basta. Ecco, schizzo. Ecco, visto, sta pulendo il becco nel tuo bicchiere. Che buona. Cosa c'è che mi guardi? Cosa fai? Bevi la spremuta di papi? Vabbè, Ne vuoi più? finiamo di far colazione. Qua ci abbiamo occhi di bue. Pippo in teoria ha la sua roba da mangiare. No, vuole la spremuta. Finiamo di far colazione. Sono andato a buttare il pattume e guardate di Bernice che si prende il sole. No, si è abbassata, Monella. Fatti vedere che prendi il sole. Appena Non ti incomincia a girare. essere. Non Vuole che la registri. vuole che ti registri, amore. Quanto sei bella, mi sa così che prende il sole questa bambina. Mezzo addormentata. Mezzo, tutta addormentata, non mezzo. Finito di fare il tutto. Jessica già aveva deciso ieri che andavamo a Montpellier. Ora vediamo strada facendo com'è la situazione, se si ci arriva più o meno presto, o se bisogna fermarsi prima da qualche altra parte, o se troviamo qualcosa a visitare prima. Questo più o meno è l'itinerario. Li ha messi in moto. Ci siamo messi in movimento, ma bisogna cercare anche poi un benzinaio per mettere un po' di rifornimento. Il navigatore l'abbiamo impostato su Arles, che è prima di Montpellier. Ore e 59 3 ore di strada. Strada facendo, abbiamo trovato il benzinaio, ci fermiamo e facciamo rifornimento. Siamo a un quarto, quindi bisogna riempire. 1,899. 1,899, sì. E la faccio perché cioè, ce n'ho un quarto, quindi non voglio scendere mai troppo. Però anche perché qua c'è tutti sti posti che se non conosci, cioè ce n'è uno ogni 1000 km. Se questo riesce a mettere in moto la moto. E se ti sposti per là io faccio già gasolio. Vai, punto morto. Questo è enorme, ma chi è già di una certa età che di quest'epoca i super tenere quelli di una volta. Cavolo, come ti partiva il ginocchio, il menisco, tibia, perone e tutto quello che c'è in quella gamba destra con gli avviamenti a pedale. Visto la strada che stiamo facendo, che è in mezzo al nulla, vedete tutto verde. Ho messo sotto Jessica a scrivere tanti vari video che voglio fare per voi e per i nuovi futuri camperisti, di cose che servono da avere in camper.
cosa fare, li vedrete poi piano piano. Alla rotonda cosa devo fare? Boh, vado dritto. Chilometri e chilometri della vastità del nulla. Continuiamo a fare chilometri su chilometri in mezzo al nulla. Pippo? Come basta? Arrivati, abbiamo trovato questo camping city, si chiama, comodo per andare a visitare la città. Sono 22 euro camper, due persone, più 3 euro la terza persona. No, persona supplementare 5 euro, invece quello lì... Ah, se visita 2 ore, se viene a visitarti un parente 2 euro, un amico. Allora no, sono 22 più 5 la persona in più, più 2 il cane. Quindi sono 30 euro. Niente, il camping è chiuso perché è aperto dal 1 aprile al 30 settembre. Quindi niente, abbiamo visto ora la scritta, siamo andati vicino alla sbarra, non si apre. Ora abbiamo visto che un po' più in giù di là ce n'è un, c'è un campeggio che però su Park 4Night non risulta. No, perché non vorrei che sia un rimessaggio. Dici? Qui non dice, non esiste. Boh, vediamo ora come organizzare. Però ci prepari? E facciamo la carne salata. Ok. Due pomodori. Salamino. Ok, perfetto. Mi piace come idea. Allora, il camping qua chiuso. Ci siamo fermati lo stesso fuori dal campeggio. C'è uno spiazzo per pranzare. Siamo andati in quello che c'era un poco prima, ma è un rimessaggio, quindi non si può. Stavamo per volercene andare, però ho detto, cavolo, mi fa strano che non ci sia niente. Invece, ne ho trovato uno, praticamente noi alla rotonda abbiamo girato a sinistra, e lì invece devi andare a destra, è a 500 metri. Diciamo che dal centro, questo dove volevamo andare era 1,8 km, e quello è 3 km, quindi 1,2 km in più. Però alla fine noi ci andiamo con i monopattini, non ci interessa. Alla fine 3 km andata, 3 ritorno, sono 6. Ora che giri tutti i posti che c'è da visitare, va bene, ecco. Preparazione del pranzetto. Carne salata, oggi a pranzo. Un po' di citrioli e pomodori di insalatina. Un po' di salame. Io mangio un pomodoro così. Oh. Mettiamo il mais. Sì, va. Gassemmo. Cosa fai, mi registri? Ci vado. Ci vado, Dio. Ci vado. Buon appetito a tutti, ragazzi. Con le mani. Con le mani. Con le mani, dai, a cacci ci pia. Allora, appena lavare. Sì, questo è quello che ci dice a noi. Sì. Buon appetito. Ok, siamo ripartiti, siamo arrivati al campeggio, che era a 1 km dove abbiamo mangiato. Questo è il nome del campeggio, 98 è l'area dove dobbiamo andare noi. Una notte, 3 persone, ha acqua e luce incluse, ci sono le docce e via dicendo, 30 euro, con corrente inclusa. Il nome del campeggio l'avete visto. Non male, direi. Quindi ora entriamo e andiamo a parcheggiarci. Nel frattempo vediamo un po' com'è il campeggio. Quelli lì, quelle bici dove erano là nell'altro campeggio sono arrivati qua. Ah sì? Sa che sono dei, penso, viaggiatori con le bici, le tende. Qua ci sono dei giardini. C'è anche la piscina, mi ha detto. E domani bisogna lasciare a mezzogiorno. Ok. C'era qualche recensione che... C'era qualche recensione un po'... Sì, su Park 4Night, che è un po' polveroso perché essendo di terra, però voglio dire... O negativa, però, vabbè, non è che possiamo sempre pretendere tutto. Qua dovrebbe essere... Sì, perché di là non c'è più niente. La 98, ci sono i numeri. Allora, questa no, perché la 102... Mi sa che è questa. 99... Questa? Sì, 98 è questa. 98 c'è anche scritto, in effetti. Guarda, là abbiamo il bagno, sì. I lavandini. Perfetto, direi. Controlla un po' dietro se siamo arrivati, se siamo dritti, se devo fare qualcosa così almeno. Poi vi facciamo vedere. Situazione è questa. Ho messo il camperozzo, ci ho messo l'oscurante così non entra caldo. Ci siamo attaccati alla 220 anche se non ci serve, però almeno non usiamo le batterie, così Jessica è contenta. Oh, meno male. Così la vedi al 100%. Beh, ma tanto basta fare come dicono tutti, no? Con una batteria fai tutto, accendi così sotto tutta la notte. Sì, ma io oggi ho sentito delle cose che lasciamo perdere. Che
da brividi, perché ragazzi miei, cioè, state attenti a cosa dice la gente, perché la gente riempie la bocca di parole, riempie la bocca di cose che poi non sono reali, e lo riempono giusto per prendere, arrafficare il lavoro, no? Clienti, cioè, e tutto. Clienti. Allora, vabbè. Ora, monopattini, e andiamo a fare visita ad Arles. Come on. Prima di partire, casco allacciato. Sempre prudenza e accortezza non deve mai mancare. Guardate questo edificio, è il centro culturale sperimentale della Lazio, che intrattiene la arte, cultura, fanno ricerche, c'è un po' di tutto. Ora andiamo anche dietro, che c'è tutto il pezzo dietro con anche uno skatepark, così lo guarda Cristian. Questo è visto da dietro, e qui dove c'è lo skatepark che aveva visto Cristian, però è piccolino, non è niente di particolare. Non è niente di particolare, né? Ti tiri con quello? È bassissimo, pensavo che era più profondo. Come lo fate nelle... Fai ridere, eh? Buona. Continuiamo il passeo fino ad arrivare al centro di Arles, che mancano 750 metri, poco. Qua è visto da dietro ancora, da un'altra prospettiva. Siamo arrivati nel centro. Ora inizieremo a visitare i posti che c'è da vedere. Questo è il Palazzo della Repubblica ed è nella piazza che ci ha portato come piazza principale. Ora andiamo a vedere il teatro, sì, anfi romano lì. Il teatro antico, dice, quindi sarà sicuramente romano, penso. Ok, quindi lo mettiamo sul navigatore, almeno non ci perdiamo. Questa è una chiesa in stile romanico con scultura. Ora andiamo a vedere dentro se si può, così ve la facciamo vedere anche internamente. Tolto il casco e gli occhiali, entriamo. Bella, semplice, altissima. Andiamo a vedere l'arena a 600 metri. Eccoci. Wow. Ora facciamo il giro intorno e vediamo se si può entrare a vederla anche dentro o meno. Allora, entrare si entra ma a pagamento. Quindi facciamo vedere uno scroccio di qui, di quello che si può vedere. E poi anche qui ho letto che ci sono i cartelli che fanno la... Sì, che fanno la cosa dei tori, almeno da quello che c'è lì scritto. Magari ai tempi, non più. No, c'è scritto l'8 15 ottobre. Ah sì? Da bollire proprio, sì. Mi dispiace, ma sapete come siamo noi con gli animali. Altro punto negativo che secondo me alla Spagna, con la cosa della corrida, non mi piace, però vabbè. Questo è tutto, i prezzi, gli orari, quello che c'è scritto, che puoi vedere dentro. Facciamo il giro dell'arena e poi andiamo a vedere il teatro antico. Arrivati al teatro. C'è l'ingresso da qualche parte? Facciamo il giro. Non saprei se c'è l'ingresso. C'è sicuramente gente. C'è l'ingresso perché qualcuno c'è. Gente dentro ce n'è. Teatro antico. Non so però se ci fanno ancora qualcosa. Magari fanno ancora qualche concerto in Italia. Abbiamo trovato l'ingresso del teatro, che è questo. E qua ci sono gli orari e i prezzi. Ci sono scritte in tutte, cioè tutte le lingue, c'è, cioè in inglese, spagnolo e italiano. E francese, italiano? Sì, ma tutto sotto i 18 accompagnati. Ah, ok. Visto. Biglietto doppio. Così, teatro l'abbiamo visto, l'arena l'abbiamo vista, poi i musei noi non li guardiamo. Ah, vedi, se ti compri 15 euro di biglietto puoi visitare tutto gratis, cioè pagando 15 tutti euro. I monumenti, sì. Che loro ti fanno vedere qua, chiaro, è una tipo una catena. No. Fai un biglietto per tutti. Ora andiamo a vedere il ponte di Van Gogh. Quello dovrebbe essere gratis. Però io dovrei cercare per fare la plin plin. Vediamo, perché al giorno d'oggi non c'è proprio niente di gratis. Manco l'aria che respiriamo. Brava. Mamma mia.
Che bella che è Jessica col caschetto e gli occhiali. Sembra una ragazzina. No. Ma pubblica lo sei, eh? Direzione ponte di Van Gogh. 1 chilometro e siamo dal ponte. Qui c'è un bel pezzo di pista ciclabile, ma in Francia non è come in Olanda e neanche come in Italia. Come l'Olanda non la batte nessuno a livello di piste ciclabili, rispetto per i ciclisti, comunque, o monopattini. Sono il top. C'è il mini bro. Qui c'è la bro. Ah, non mi sentivi? No. Che simpatica che sei, eh? Non mi piace questa cittadina. No? Per niente. Bocciata. A posto. Cittadine belle in Francia non abbiamo visto, ma questa bocciata. Comunque mi avevi chiesto cosa ho detto. Sì. E che stavo dicendo che come in Olanda non ci sono piste ciclabili. E anche a livello di rispetto di pedoni, bici. No, no, anzi. Non c'è Italia, non c'è Spagna che tiene come l'Olanda. Sì, su quello sì. A parte un po' la sporcizia, però su quello. Ma quelli sono dettagli. No, quello che c'è da dire si dice. Quello che non c'è da dire non si dice. Sull'Olanda, sul rispetto di bici, monopattini, cose elettriche, motorini, No, monopattini neanche. No, monopattini è vero. Perché non puoi andarci. Sì. Bici. Hola amico, che tal? Ci vado? Te cago te reviento, eh? Mira come me caigo. Mira che te caigo solo, mira, eh? Mira come te cae. Dovremmo essere giunti. Eccolo. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Il ponte Langlois aus Lavandieres. Comunque questo faceva comunicare da una parte all'altra. Lo tiravi giù a mano, lo alzavi, vedi? Ah, ci vengono anche a campeggiare. Noi abbiamo speso 30 euro che poi venivi qua e stavi tranquillo magari. Ma si sa che tranquilli ce n'è sicuramente. Direi che è fuori uso. Questo qui l'aveva, mi sa, dipinto Van Gogh. Ha fatto un dipinto su questo ponte. Messo il turbo. Ah, di qua facciamo tutto il sentiero. Oia! Direzione Terme di, come si chiamavano? Ve lo dico all'arrivo. Di Costantino. Terme di Costantino. Prima di arrivare alle terme, tappa Carrefour, acqua, anche qui l'acqua non scherza, un dolcetto. Prendimi in mezzo alle gambe. Poi. Il tè verde, eh. Così prendere in mezzo alle gambe. Bottiglia d'acqua da 1 litro, se non erro. Sì. 1,40 euro in un supermercato. Carrefour. Quella da 2 litri, 2,40 euro. Economica l'acqua in Francia, diceva. Siamo quasi, 200 metri più avanti e siamo arrivati. Merendina fatta, continua l'esplorazione. Terme Costanti, anche questo a pagamento perché fanno parte di tutto l'arcipelago delle cose da vedere. Arcipelago. Vabbè, delle cose. Vabbè, 5 anni. Vediamo se siete qualcosa dall'esterno. Questo è l'ingresso, mi sa? Sì, questo è l'ingresso, sono là dietro, quindi non si vede niente. Stiamo facendo tutto il giro intorno. Questo è l'edificio. Si vede qualcosa qua? Eccola. Perso un pezzo. Oh oh, mi sembra di aver perso un pezzo. Strappato proprio i fili. Eh sì. Vabbè, diciamo che lo spinotto è sotto, quindi salvato. Boh, fatto. Queste sono le terme dentro. Okay. Diciamo che sono terme ormai non utilizzate. Sì. Fanno parte del come museo, ecco, diciamola così. Buona, ora? Ora si torna indietro. Torniamo già indietro? Infatti sono sempre tacchette. Eh sì. Vabbè, sono 3 chilometri. Un po' di cose darle se l'abbiamo viste. Sì, una volta abbiamo visto così il centro storico, le cose principali, poi boh. Vabbè, torniamo indietro. Sì, se c'è internet io intanto edito.
Vediamo se c'è una Non serve internet per editare. Per editare no, però se caricare un video. Se ne ha pronti, che deve, se funziona bene, che è rapido, si butta fuori un video. Io gioco la prima. Preparo cena. Ah, mi piace come idea. Dobbiamo contribuire a tutti. Lui è l'unico che gioca. Ah, McDonald's. Tanto è una preparazione anche quella. Devi ordinare. Cerca, chiama in francese, parla. Guarda che lo perdi quell'affare lì. Allora lo metto via, riparo monopatti, in alto che preparo cena. C'è il piccione. C'è Jessica. E qua ci sono io. Cristian è nel suo letto. Cosa fai? Dai le spalle? Guarda che maleducazione dalle spalle, Nino. Oh, guarda che maleducazione. Vabbè, ora un po' di riposo e poi ci vediamo dopo. Un po' di Pippo Show. Momento gioco. Uno, due, tre, cucù! Tete! Guarda, adesso gli schizzo l'acqua e sarà. Ora l'attacca. Adesso mi attacca. Se si gira. Eccolo. Ha fatto la finta. Mi attacca. Metti bello amore. Pensate che questa cosa qua, quando l'abbiamo preso, siccome non lo tenevano proprio a modo, quando vedeva un appanno di microfibra, ma non che glielo lanciavi come adesso, solo che lo vedeva che lo tenevi in mano, faceva degli urli, ma degli urli, terrorizzato. Adesso ci è voluto 5 anni. Gliel'abbiamo fatto prendere come gioco. Come gioco, quindi ora non ha più paura. Amore, la mamma giocava. Dai, besito alla mamma. Sei arrabbiato? Fai vedere che non sei arrabbiato. Dai, besito. Bravo, che non è arrabbiato lui. Bravo. Non lo fai il bagnetto? Eh? No, io lo faccio solo con Papi nella doccia. Solo in doccia con Papi lui il bagnetto e basta. Gli ho messo l'acqua qua nel piatto, che volevo farlo giocare un po', ma niente, non c'è verso. Sto preparando due zucchini al verde, che o potremmo fare una frittatina. E c'è le uova. Sì, vediamo. Amore, lievita. Quanto vola alto questo pappagallino. Ma dove andresti a giocare così tanto, amore? Dove andresti a giocare così tanto? Quanto bene ti vogliamo, questo pappagallino. Mortadellina, che poi se non ci dicono che è cresco di zonario. La mortadellina. Piri, 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 piri. E Carlè la disturbi, gli fai un torto. Vedi? Sì. Si gira e ti guarda come Freddy, lasciami stare. Si è rimessa giù, c'è della serie. Non mi rompere le scatole. Cenetta, di nuovo insalata. Ma ti fa bene le verdure? Oh, mangia la frittata lì. Cioè, sei uova, guarda, mangia. Cioè, uova fanno bene, bisogna mangiare tutti i giorni, sì, 18 uova. 18 uova, lo dice il medico. Lo raccomando al medico. 18 uova al giorno. Frittatina di zucchine con insalatina. Buon appetito! Frittatina mangiata, insalatina mangiata, è arrivata l'ora della fruttina. Pippo mangia il melograno, che potrebbe anche pulirselo da solo, ma Jessica decide sempre di pulirglielo. Vieni amore, te. E noi ci mangiamo un po' di uvetta. C'è anche il mango, è pulito. Manca te l'uvetta. Non riesci a mangiarla. Gli cade ovunque. Gli esce dalla bocca. Poverino, è senza dentini. No, è perché c'ha la buccia e quindi gli scivola. Buona frutta a tutti. Cristian, non c'è rischio che ne mangi, eh? Che ho detto, guarda. Vabbè. Seconda notte in Francia, vi diamo la buonanotte. Ci vediamo al prossimo episodio. Non mancate perché ci saranno tante cose che vedrete insieme a noi in questo viaggio, in queste, come sempre, in questo, ormai in questo beautiful, che durerà sempre. Banana. Pippo vuole andare a letto. Infatti l'ha appena messa a letto Jessica. Quindi quando lui va a nanna,
bisogna poi spegnere tutto. Tempo che svuoto tutti i dati dalla GoPro al computer e poi tutti a Nanna. Buonanotte a tutti.